Pierri, alla fine tutto il mondo è paese. Sì, io in realtà più che entrare poi nei dettagli della politica fiscale volevo provare attraverso un esempio a fare un ragionamento, e questo esempio è un esempio secondo me emblematico, perché la riduzione della spesa pubblica, che insomma l'efficienza maggiore di cui ha necessità la nostra spesa pubblica, i piani di rientro, hanno portato ad esempio ad una decisione della Corte Costituzionale che ha impugnato la legge regionale 19/2012 che istituiva o che comunque provava ad istituire il registro tumori in Campania. Ora, perché dico questa cosa che apparentemente c'entra poco? Perché vorrei riportare anche l'attenzione ad un'altra emergenza, sicuramente la pressione fiscale che vive il nostro paese è un elemento di disuguaglianza sul quale ragionare, ma c'è un'altra emergenza gigantesca, tra l'altro in corso in questi giorni, di cui parlano pochissimo e che ci aiuta anche a capire qual è il legame poi tra le politiche di austerità, i vincoli di bilancio e la fruizione di alcuni diritti. Perché mentre noi siamo qui a parlare di lealisti, traditori, insomma di tasse, con tutta l'importanza che poi ad esempio i temi fiscali hanno, in Campania, per esempio, da settimane decine di migliaia di persone scendono in piazza, è successo anche oggi, c'è stata una marcia di 10.000 persone tra Aversa e Giuliano per difendere un diritto costituzionalmente garantito, che è il diritto alla salute, previsto e tutelato dall'articolo 32 della Costituzione. Utilizzo la Campania perché è un simbolo di questa emergenza, che è nazionale, è un'emergenza non soltanto ambientale ma anche sanitaria. In Campania, lo sappiamo tutti, ci sono stati 20 anni, anche di più, di stoccaggio di rifiuti, di avvelenamento di un territorio. Addirittura lì adesso utilizzano una parola, questa parola è biocidio, che vuol dire proprio il sistematico avvelenamento di comunità scelte come sacrificabili per ragioni politiche. Ora, arrivo al punto. Questa emergenza non è soltanto campana, è ovunque, c'è qui nel Lazio, l'Istituto Superiore di Sanità ha fatto uno studio che si chiama Sentieri, in cui ha parlato di questa gigantesca emergenza che riguarda 6 milioni di persone in tutto il paese. Allora, mi piacerebbe porre questa domanda alla politica qui rappresentata, cioè che cos'è prioritario e cos'è più prioritario per il Paese? Il rientro sotto il 3% del rapporto deficit-PIL o tutelare il diritto alla salute? E non è una domanda retorica, perché per esempio il tema delle bonifiche, che è un tema gigantesco e urgente per moltissime persone, è un tema che nel decreto del fare viene messo a rischio dal taglio dei fondi per le bonifiche.